Amici miei, buongiorno, buongiorno a tutti. Come vogliamo impegnare questo minuto, minuto e mezzo? Impegniamo raccontandovi le ultime cose. Sto registrando lunedì 6 luglio e questa notte, quindi nella notte fra il 6 e il 7 luglio, cominceranno i lavori di riparazione di tutte le strade dell'abitato. Credo sia una buona notizia. Per gli abitanti di Via Mantova, quelli che mi vedono e quelli che non abitano a Via Mantova ma conoscono persone che abitano a Via Mantova, comunicate loro che a brevissimo partiranno i lavori di sistemazione di quella strada, di creazione della strada e dei marciapiedi. La notizia che molti aspettavano da anni: abbiamo sbloccato il famoso assegno di cura. Mi hanno comunicato proprio in questo momento che è stata approvata la graduatoria e quindi nel giro di 7-10 giorni arriveranno gli assegni di cura che aspettavate da circa 3 anni. Stamattina ho incontrato due funzionari dell'ARPA, a brevissimo cominceremo il monitoraggio dell'aria della nostra città per capire qual è il suo grado di inquinamento. Inoltre mi scrivono decine e decine di persone lamentandosi della presenza dell'Eternit. Bene, abbiamo aderito alla campagna regionale Puglia Eternit Free, quindi avremo un sopralluogo gratuito per stabilire, censire, mappare dove ci sono scarichi di Eternit potenzialmente pericolosi e poi cominceremo il lavoro di bonifica. Non credo vi possiate lamentare di nulla.